dei due registi autori del documentario. Bello rivedere queste immagini a distanza di Milano, così siamo anche più calmi, non ci prendiamo tra di noi, insomma. Io adoro vedo tantissimo andando da parti e credo anche loro, quindi poi magari lasciamo anche la parola a loro per osservazioni, domande, commenti. Com'è nata l'idea di questo film? Perché avete sentito l'esigenza a un certo punto di dire ok, facciamo un giro per Firenze e andiamo a vedere che cosa pensa la gente della politica? Ma guarda, molto semplicemente perché ci siamo resi conto che noi, che comunque quando avevamo 20 anni, comunque una generazione, come persone, siamo sempre stati abituati a occuparci di politica, ha fatto qualsiasi tipo di manifestazione, a sinistra poi, si può tranquillamente dire, non ci sono problemi, credo si sia anche capito, e poi siamo resi conto che improvvisamente avevamo perso qualsiasi tipo di fiducia nel voto e quindi anche nella politica di chi in teoria pensa di governare il paese, cioè ci comanda in qualche modo, tra virgolette. E però questa era un'osservazione triste, nel senso che abbiamo iniziato a pensare come pensavano i trentenni di quando noi avevamo 20 anni, che noi guardavamo, loro dicevano sì, ma tanto è tutto uguale, tanto non cambiamo niente. Io mi ricordo uno dei tempi, dice no, guarda, no, ti sbagli, è giusto manifestare, è giusto. In realtà alla fine l'idea era quella, che non è, cioè manifestare non ha più nessun senso. Quindi è stato un percorso, un declino, uno scendere velocissimamente, ti dico anche dal 2001 in poi, ora a prescindere poi il PD, cioè da Genova, quindi si parla di Genova, e da lì credo che per una gran parte della nostra generazione, comunque di persone che la pensano in un certo modo, si sono da sempre impegnati, siccome è spenta la luce, la speranza. Questo però effettivamente è un errore. Quindi, resosi conto di questo, abbiamo detto no, ma andiamo a capire anche il perché poi c'è questa disaffezione, cioè perché, forse è colpa nostra o colpa della politica, poi la domanda è quella. E quindi siamo andati in giro a chiedere prima ai nostri amici, l'altro vedo e ringrazio tutti coloro che intanto siete rimasti qui fino alla fine con due interruzioni, quindi grazie, non siete andati via, e poi tutti loro hanno voluto poi partecipare dicendo la loro, cose che poi hanno significato particolare tante, insomma, per il documentario stesso. E molti altri invece in realtà non hanno nemmeno voluto essere intervistati, proprio perché non, pur come dire, parlando di politica, perché ovviamente si avvicinava al voto, ma non avevano, cioè, come dire, era soltanto un parlare contro, quindi non c'era un atteggiamento positivo o comunque critico, perché siamo arrivati a, come dire, a una soglia bassissima di speranza. Quindi questo secondo noi era sbagliato e abbiamo detto, beh, andiamo in giro e vediamo se entrando più in contatto con quelli che credono ancora nella politica magari noi ritroviamo una passione che abbiamo perso. E invece poi insomma si è visto un po'... cosa abbiamo visto? Abbiamo visto qual è il distacco mostruoso tra la base e chi invece deve essere eletto e che prende le decisioni. Insomma, per dire la palla, rivedendo ora Bettino Orti, cioè si vedeva la base e credeva molto in quello che fatto, abbiamo fatto una giornata di militanza e in quello che portava avanti le stanze, però dall'alto non veniva niente di nuovo. Cioè Bertinotti era sicuro del 4% e quindi ha fatto una campagna elettorale che in realtà non era una campagna elettorale, cioè era una presenza, e poi invece è stato ovviamente lo schiaffo, un uragano, perché la prima volta nella storia italiana insomma la sinistra non è il Parlamento, la sinistra ovviamente quella che PD non so come si possa definire come entità. Basta, questo è perché abbiamo iniziato, insomma, per questo motivo. Io, quando mi ha dato l'opportunità di vedere il film in anteprima per il giornale, mi ha fatto riflettere tanto, perché innanzitutto poi a urne chiuse, no? Il PD qui a Firenze, grande roccaforte insomma del centro-sinistra, ha preso il 48%, sì, no? Per dire il leghista, che ho sentito appunto insomma un po' di risate le ha suscitate,
comunque ha preso una percentuale mostruosa a Firenze. Eppure, cioè, voglio dire, fino a 2 anni fa veniva infamato e non votato. Invece la Lega è cresciuta. Sì, esatto, ora qualcuno lo vota. E questo perché? Questo deve far riflettere, soprattutto a Firenze. Quindi non è un personaggio carismatico, voglio dire. Cioè, Basta camminare per le strade, si capisce subito perché sta votando il diritto. sì, perché sono le buche in terra, sì, ma io, per come la penso io, questi sono problemi che sì, però non è la buona terra che è il grosso problema. Per quanto ci riguarda, è una generazione bloccata, cioè non avere speranze in un futuro migliore. Cioè, una cosa che non è venuta fuori. Poi il materiale interessante, secondo me, è anche quello che non abbiamo messo per esigenze, ovviamente, di tempo, sia comunque se no diventava una roba mostruosa. Però, per esempio, la Bindi, parlando con la Bindi, cioè noi abbiamo detto, ma guardi, noi siamo la prima generazione che sarà peggio dei nostri padri. Cioè, ma dire, storicamente è imbarazzante. È un mondo che non abbiamo costruito noi. Cioè, noi abbiamo 30 anni e ce lo siamo ritrovati così. E cosa faremo? Non resta altro che lottare, come sempre, perché prima a 20 anni lottavamo, so, CGIL, andiamo tutti a Roma, andiamo, no? Tipo, sotto l'articolo 18, andiamo. Cioè, roba che, per esempio, per me Clemente, è una cosa che diceva sempre a tutti. Cioè, io appunto ho lottato per voi, però nessuno lotta per me. Cioè, io che, vabbè, il posto fisso io non ce l'ho. Sono maltrattato in realtà un po' cioè non ho, come dire, diritti, però nessuno poi si occupa di questo. Però io mi devo preoccupare di chi in realtà ha diritti, comunque bene o male ci sono molti, poi giustamente non vanno messi in discussione. Però è un. Quindi il problema secondo me è questo. La buca in terra poi è la conseguenza di tutto quello e nulla. L'idea appunto di questa generazione è con la Bindi. Ho detto, ma la solidarietà fra generazioni, ho detto, lei. Detto sì, ho detto, ma per noi, cioè per la nostra generazione, che solidarietà è solidarietà? Nessuno. E comunque, queste sono state le domande che noi abbiamo fatto, poi per ovvie ragioni abbiamo tagliato, poi sono diventato, poi non si sapeva se fare una cosa tipo, capito, se andava aggressivi si diventava tipo le iene, però comunque. E se non, insomma, è stato difficile in realtà poi montarlo. Paradossalmente, insomma, non è che sia un lavoro, però è vero. Quindi credo però sia venuto fuori quello che poi è poi una situazione, no? Cioè il paradosso di questa gente, comunque il PD doveva avere delle speranze ed era anche amare le truppe, no? Posso dire una cosa, tanto non c'è nessuno, non gli si può dire tranquillamente. Quindi una roba che noi volevamo mettere, poi non abbiamo messo perché appunto sennò si diventava troppo o troppo fattivo o comunque facilmente ironici. E Franceschini, quando presentava le liste, siamo Manciulli, hanno detto vabbè dobbiamo partire, dobbiamo andare, ognuno di noi doveva uscire qua e andare a volantinare. E io, cioè, era, come dire, anche piacevole stare a ascoltare perché diceva, è vero, cioè. Forse bisogna impegnarsi, forse bisogna fare la passione, una cosa nuova. Poi uscì e Franceschini è andato al mercato, Sant'Ambrogio, è stato 15 secondi. Cioè è entrato, guardato, detto, insomma, è andato via. Con Maggio dietro, tutto il resto, partiti. Vabbè, noi siamo rimasti un po' così, detto, e si va a fare il giro a volantinare, no? Non si aspettava di riprendere. E la sera va a Ballarò, dice, noi bisogna fare i mercati. Ho detto, cioè, ma la mattina c'è a Firenze, però, cioè, e perché vai in televisione a dire una cosa? Noi si voleva in realtà poi fare così, però poi, non lo so, magari abbiamo detto no, perché c'è cioè, comunque una cosa già vista, no, alla fine. Spesso tentavo di fare una cosa un po' più delicata, diciamo così, basta. Aspetta, aspetta.